Salve, sono Yuri Savina, consulente alle vendite Renault presso concessionaria Fiori. Con questo video tutorial vi mostriamo la Renault nuova Twingo in versione totalmente elettrica. Iniziamo con le funzionalità della chiave telecomando. Tasto di apertura, chiusura, apertura parziale del portellone bagagliaio. In caso di emergenza, la chiave telecomando ha la funzionalità di apertura della portiera al lato conducente. Tramite inserimento in apposita fessura, girare al lato destro. La funzionalità della chiave telecomando è anche per l'apertura del cofano anteriore. Nello specifico, inseriamo la chiave nell'apposita fessura, giriamo di 90 gradi, tiriamo le due leve dedicate e tiriamo il pannello verso di noi. All'interno del cofano troviamo la vaschetta dei tergicristalli, olio dei freni, liquido refrigerante, batteria, polo positivo, polo negativo. Il portellone bagagliaio è apribile anche tramite il pulsantino posto sotto il tergicristallo posteriore. All'interno troviamo il tappetino che isola il vano motore dal bagagliaio. Il vano bagagliaio è riservato per le officine autorizzate. Per poter ricaricare la nuova Twingo c'è uno sportellino posizionato sul lato destro del veicolo. All'interno troviamo un ulteriore sportellino con un tasto di apertura da spingere verso destra, così da poter inserire il nostro cavo di ricarica, sia per la presa domestica con tempi di carica di circa 15 ore, sia invece per la presa a colonnina con tempi di carica di appena 3 ore. All'interno dello sportellino troviamo la leggenda con i colori che verranno indicati dall'indicatore apposito di ricarica. All'interno della vettura troviamo regolazione dei finestrini anteriori, regolazione specchietto sinistro e specchietto destro. Lato conducente troviamo pulsante per la disattivazione dei sensori parcheggio posteriori, regolazione delle ane abbaglianti. Il driver display mostra le seguenti informazioni: potenza il motore stiamo sfruttando in kilowatt, autonomia residua in chilometri, stato da batteria in percentuale con grafico che indica lo stato da batteria, curva del flusso che indica se stiamo ricaricando o consumando energia, barra che indica la rigenerazione, il consumo in modello eco e il consumo normale. Al di sotto abbiamo il simbolo che indica la marcia inserita. In questo caso la funzione di marcia inserita è in parking. Dietro al volante troviamo sulla parte sinistra la leva per accensione e spegnimento dei fari, accensione e spegnimento della retronebbia, attivazione e disattivazione delle frecce direzionali. Sulla parte destra troviamo la leva per l'attivazione e disattivazione dei tergicristalli anteriori, attivazione e disattivazione del tergicristallo posteriore, attivazione spruzzo anteriore, attivazione spruzzo posteriore. Sulla parte invece esterna abbiamo due pulsanti per modificare le info sul driver display. Infine, sulla parte bassa a destra troviamo la console multimediale. I tasti fisici sono alzare e abbassare il volume, rispondere e attaccare al telefono, cambiare la sorgente audio e ok e le varie modalità. Sul selettore del cambio troviamo indicate le varie modalità di guida: P per parking, R per retro, N per neutro, D per drive, B per brake, con funzionalità più e meno per passare dalla B2 alla B3 o alla B1. In merito ai comandi al volante troviamo i comandi posti per il cruise control, che si attiva tramite questo pulsantino vicino alla leva del cambio. Spingere l'apposito pulsante verso destra e regolare la velocità in fase di andatura con più e meno. I tasti R e 0 indicano il ripristino della velocità dopo aver premuto il freno oppure l'azzeramento della velocità impostata. Nella parte alta troviamo attivazione e disattivazione delle quattro frecce, chiusura e apertura della centralizzata. La nuova Twingo elettrica prevede
il computer di bordo con navigatore incorporato. All'accensione abbiamo il menu con all'interno le varie funzionalità: navigazione, radio, musica, collegamento col telefono, le app, info del veicolo e le impostazioni. Sul lato destro troviamo i seguenti tasti: impostazioni del veicolo, dove gestiamo l'assistenza alla guida, videocamera posteriore, programmazione di una ricarica e la configurazione dell'auto. Nel sottomenu troviamo info di sistema con le varie impostazioni. Il secondo tasto serve per fare ritorno alla home. Il terzo tasto per aprire le varie funzionalità. Il climatizzatore presente sul nuovo Twingo è di tipo automatico. Abbiamo la prima manopola per gestire le temperature di esercizio. Il tasto auto per far gestire in maniera automatica la direzionabilità e la potenza del getto. Sulla parte destra troviamo il tasto per sbrinare il parabrezza anteriore e il tasto per sbrinare il lunotto posteriore. Direzionabilità del getto d'aria, disattivazione e attivazione dell'aria condizionata, attivazione e disattivazione del ricircolo dell'aria. Manopola per la gestione della potenza e spegnimento del climatizzatore. È presente un tasto eco che limita la velocità massima del veicolo a 100 km/h, permettendo di aumentare l'autonomia del veicolo a oltre 225 km fino a un massimo di 270. Speriamo di essere stati il più esaustivi possibile. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione in merito potete consultare il vostro consulente alle vendite. Grazie.